Bentornati nel Mondo Nuovo 2.0. Per il format Sguardi sul Mondo Nuovo 2.0, oggi ho il piacere di avere con me due psicologi, Paolo Garello e Francesca Bagaglia, e appartengono al Comitato Nazionale degli Psicologi per l'Etica, la Deontologia e le Scienze Umane. Benvenuta Francesca e benvenuto Paolo. E io partirei subito con Francesca, che ci racconterà un po' del Comitato. Il Comitato Nazionale Psicologi si è riunito già a gennaio del 2021. Ovviamente sappiamo che sono stati anni durissimi per tutti noi e il Comitato ha radunato attorno a sé tutta una serie di psicologi, psicoterapeuti, professionisti che hanno pensato bene di dare una mano a tutte le persone che si trovavano in difficoltà, sia per l'isolamento, sia per chi stava perdendo e aveva lutti familiari molto pesanti da gestire. E poi ci siamo dedicati anche all'infanzia e al disagio dell'infanzia. Quindi questo comitato si è riunito proprio con degli obiettivi che erano dell'immediatezza, no? Nel 2021. Di fatto poi ci siamo collegati in rete anche ad altri gruppi di psicologi e psicoterapeuti perché sta cambiando il nostro codice deontologico, anzi, lo hanno proprio cambiato, è stato cambiato e i cambiamenti, le modifiche che sono state apportate decisamente non tutelano più i nostri pazienti come prima. Ma qui adesso non vorrei aprire questa parentesi, però sono stati punti molto centrali per riunirci e far sì anche di cominciare a confrontarci. E come Comitato Nazionale Psicologi ci occupiamo poi di vari temi con dei sottogruppi che si occupano della manipolazione, si occupano proprio dell'infanzia, del tema dell'identità di genere, ci occupiamo appunto della gestione del lutto. Abbiamo anche dei gruppi di automutuo aiuto che sosteniamo come professionisti gratuitamente. E infine il Comitato Nazionale Psicologi è quello che poi ha dato il via al film La morte negata, forse è quello che ci ha reso un po' più noti, no, al pubblico, ma è nato proprio dall'esperienza che sin dall'inizio ci ha mosso e ha fatto sì che noi professionisti riprendessimo anche un confronto tra di noi, mettendo in discussione quali sono i punti fermi della nostra professione. Ecco perché il nostro comitato si chiama ETSU, cioè Etica, Deontologia e Scienze Umane, no? Assieme poi, come comitato, noi ci siamo riuniti, abbiamo anche scritto un comunicato al Ministero della Salute e della Famiglia, perché partirà un tavolo di discussione che vede poi invitate varie categorie di professionisti, anche medici, e anche i nostri colleghi per discutere appunto della somministrazione dei bloccanti della pubertà e della transizione per l'identità di genere. Noi chiediamo di partecipare a questo tavolo, i nostri punti sono poi stati pubblicati, resi noti, sono anche sul nostro sito. Ora faccio un po' uno spot pubblicitario. Ma sulla nostra homepage si possono trovare articoli, cose che abbiamo scritto e anche il nostro comunicato. È a www.comitatonazionalepsicologi.it. Quindi perdonami se faccio questa se esco così, ma veramente chi ci ascolta lì può trovare anche del materiale e leggere direttamente quello che noi abbiamo scritto. Perché reputiamo importantissimo rimettere al centro quella che è la relazione umana, sia come professionisti rispetto ai nostri pazienti, ma proprio rimetterla al centro della vita della persona. E il ruolo dello psicologo che è sicuramente un supporto fondamentale per la ricerca di se stessi, per il benessere e per la persona intesa in senso ampio, olistico, completo, quindi non si tratta semplicemente di intervenire su quel pezzettino che non funziona, no? E questo deve essere molto importante, forse è un po' anche l'argomento, il tema che oggi affrontiamo e è per questo che anche l'approccio affermativo per noi è estremamente problematico.
E qui adesso chiedo supporto e passo la palla anche a Paolo, perché lo psicologo non può occuparsi solo del pezzettino, che tra l'altro viene individuato dal paziente, non dal professionista, e soprattutto se abbiamo davanti un bambino, un adolescente, no? Quindi qua si pongono grosse domande. In questo senso, poi veramente do la parola a Paolo, noi abbiamo anche dei lunedì di spazio critico aperti a tutti. Abbiamo avuto anche ospiti molto importanti, sei invitata anche tu, spero che prima o poi possa partecipare, perché la psicologia può crescere solo se noi ci poniamo delle domande. È un lavoro di manutenzione, no? Che serve sempre per tenere ben fissi al centro, al focus della nostra attenzione, della nostra professione, quelli che sono i criteri etici, soprattutto metodologici, e una continua ridiscussione con quella che è la realtà e il contesto in cui operiamo. E qua mi fermo perché l'approccio affermativo poi diventa una questione centrale anche per il nostro comunicato, quindi passo la parola a Paolo. Grazie. Allora, io vorrei cercare di tradurre in termini non accademici una questione di metodo. L'approccio affermativo non è scienza, è ideologia. Perché dico questo? Perché l'approccio affermativo, in realtà, oltretutto, anche il termine stesso è stato deformato da dove parte storicamente. Perché storicamente parte da Alan Mellion negli anni 80 negli Stati Uniti, che era un collega omosessuale che si preoccupava di supportare gli omosessuali nel non subire un eccesso di difficoltà personali interiori in rapporto a una società che in quel momento era ancora fortemente discriminante, tant'è vero che quello che è considerata un po', a mio avviso, anche ingiustamente, la Bibbia diagnostica della psicoterapia e della psichiatria, cioè il manuale diagnostico americano, a quell'epoca l'omosessualità veniva diagnosticata come patologia. Quindi queste persone effettivamente ne soffrivano, avevano un problema di rapporto con il sociale circostante. E qui è stata ribaltata. Qui affermativa è diventato io mi sento così e tutti sono obbligati a crederci, senza mettere in discussione alcunché. Ora, non si può fare scienza senza prendere in considerazione le relazioni. Quindi, un bambino, un adolescente che a un certo punto esprime una problematica di genere, quindi non si sente a suo agio con il suo corpo, non si sente di potersi identificare con la sua biologia, decide che vuole essere altro da ciò che appare. Non si cerca la spiegazione di questo fenomeno. E la spiegazione dove può essere? Può essere soltanto nel contesto nel quale questo bambino si trova. Cosa che al Careggi, l'ospedale di Firenze, che si è reso responsabile delle terapie ormonali, non viene minimamente presa in considerazione. Quindi, innanzitutto, si trasgredisce il principio di precauzione, che è un principio giuridico, tra l'altro. E si dà credito a questa idea dell'adolescente, senza andare a vedere quali sono le relazioni nelle quali l'adolescente è calato. Perché io prima di decidere di fare un intervento irreversibile,
Perché chi dice che è reversibile è un delinquente. Questo lo dico proprio senza nessun pudore, sia esso medico o sia esso collega psicologo. Perché non è reversibile. Sarebbe come credere che lo sviluppo ormonale è scisso dallo sviluppo di tutto il resto del corpo. Questa è follia. Cresce tutto insieme. E se tu interrompi o manipoli questa crescita, il danno non sarà soltanto ormonale, sarà a tutti i livelli. Tant'è vero che ci sono ragazzi o ragazze che hanno intrapreso questo percorso e oggi si trovano con dei danni neuronali importanti, dei danni di sviluppo del sistema nervoso centrale, eccetera, eccetera, persino immunitario. Perché c'è casistica che dice che con questi trattamenti potenziali rischi tumorali o di cancro ci sono e come, in particolare per il fegato. Quindi che cosa dovrebbe fare uno psicologo, psicoterapeuta o psichiatra serio che ha veramente a cuore il bene del suo interlocutore? Dovrebbe indagare come si è prodotta questa idea dentro di sé. Perché? Noi come parliamo il linguaggio? Noi parliamo con la relazione. Noi non nasciamo che parliamo. Un bambino che fosse abbandonato nella giungla a 2 anni, allevato dagli orangotanghi, e sempre che riesca a sopravvivere, a 18 anni non è in grado di parlare, è in grado di fare dei versi, ma il linguaggio non lo ha preso. Quindi il linguaggio è frutto dell'interazione sociale. Ma anche le idee, anche le fantasie, sono frutto di un'interazione sociale. Questo si chiama cultura. Ora, non è che si tratta di aprire il cranio della persona, andare a cercare cosa c'è dentro e tirare fuori chissà che cosa. Non tiri fuori niente. Noi siamo relazione, noi non siamo isole. Sarebbe come dire che una foglia pretende di essere isolata dall'albero. Bene, lo faccia, muore. Quindi la verifica della sofferenza di chi esprime un problema di genere va fatta in tutt'altro modo. Premesso che si tratta di una sofferenza, perché altrimenti una cosa del genere non viene in mente. Tra l'altro, anche l'abuso del termine disforia, cioè si è scelto un piccolo settore della disforia e se ne è fatto un gigante. Perché qui si parla di disforia di genere, ma bisogna capire che cos'è veramente la disforia. La disforia è: non sto bene nella mia pelle perché ho il naso troppo grosso, non sto bene nella mia pelle perché non sono alto 1,90 oppure proprio perché sono alto 1,90. Ma il meccanismo è identico. Bisogna capire da dove nasce il meccanismo. Ovvero la scienza si fa in maniera sistemica. Non si può fare scienza senza studiare il contesto del fatto o dell'elemento. Che cosa dimostra questo? Che il discorso che stanno inserendo culturalmente in maniera forzosa nella nostra società non è altro che ideologia. Punto. Non è niente di scientifico. Oltretutto, un'ideologia artatamente amplificata, perché che percentuale della popolazione riguarda questo problema? Certo, se ce la fanno vedere continuamente in televisione, noi qui stiamo parlando su canali alternativi, ma quello che io sto dicendo non andrà mai sui canali generalisti.
E chi possiede i canali generalisti? E per quale motivo sta facendo sembrare a tutta la popolazione che le percentuali delle persone con questi problemi siano gigantesche? Anche questa è manipolazione di massa. Insomma, l'infelicità, il non stare bene nella propria pelle, chiede un approccio straordinariamente più profondo, che chiama in causa tanti fattori. Chiama in causa il clan familiare, cerco sempre di non fare citazioni, perché potrei citare 2000 scuole di psicologia iperaccreditate da 100 anni per darmi forza. No, cerchiamo di ragionare. La sofferenza va risolta alla radice. Qui passa il messaggio che la prima cosa razionale che ci passa in testa può essere la verità, dimenticandoci che ormai è passato un mucchio di tempo dalla scoperta dell'inconscio, e l'inconscio è determinante del umano. L'inconscio significa qualcosa che dentro di noi agisce al di sotto della percezione della coscienza di veglia, dell'io normale, in maniera preponderante, cioè capace di obbligare l'individuo a fare delle scelte che razionalmente crede motivate in un certo modo, ma che nella realtà sono motivate da ben altro. L'approccio affermativo va a verificare queste cose? Assolutamente no. Anche perché sono scomode. Se abbiamo detto che questi fenomeni sono frutto inevitabile di relazioni, di un contesto, questo significa chiamare in causa le famiglie. Per famiglie io intendo il clan familiare, perché il contesto va visto allargato. Dopodiché bisogna prendere in considerazione in quale realtà quel clan familiare è calato, quale realtà economica, quale realtà culturale, quale realtà professionale, quale realtà di frustrazione, quale realtà di sofferenza. Questo non lo vogliono fare. E purtroppo, essendo un argomento doloroso, abbiamo anche parecchi genitori che non lo vogliono fare, perché non vogliono essere messi in discussione, credendo che la psicologia sia un tribunale. E non c'è cosa più fuorviante di questo. Perché la ricerca della verità in psicologia senza dubbio può essere dolorosa, transitoriamente, solo transitoriamente. Non è una questione di moralismo, è una questione che tocca pagare il prezzo per essere soddisfatti, per star bene nella propria pelle e per essere anche felici. Quindi si cerca di evitare il problema. In più, dal punto di vista sociologico, che effetto ha questa ideologia di spaccare la cultura di un popolo? Perché inevitabilmente noi avremo delle persone, come si dimostra, che sostengono questo ideale. E poi c'è un'altra percentuale, in questo caso enormemente più alta, che sostiene l'altra idea. Ovvero che il problema di genere sostanzialmente non possa esistere, ma sia semplicemente un sintomo. Ma per come vengono posti questi argomenti, questo significa creare delle tifoserie all'interno della popolazione, dove ognuno, scusatemi la brutalità, vuole ammazzare l'altro, vuole eliminare l'altro, vuole prevaricare l'altro. Anche perché io mi sono trovato in delle situazioni abituato a un dialogo di confronto che rispetti la dialettica, che rispetti la logica aristotelica, come normalmente si fa in scienza. Io mi sono trovato con persone che insultano,
hanno degli accessi emotivi assolutamente inaccettabili in un contesto di confronto e quindi sono le fazioni della partita di calcio. Molto grave. Molto grave. In più non c'è un'analisi sociologica veramente approfondita, perché normalmente quando si fa una ricerca sociologica si dimensiona un gruppo sociale. Nel dimensionare un gruppo sociale bisogna farsi tutta una serie di domande. Ovvero, per esempio in questo caso, in questo gruppone, perché poi il termine LGBT, io mi rifiuto di imparare a memoria tutti gli acronimi relativi, quanta droga circola? Sembra che assolutamente no, figurati. Ma per dire una banalità, il mercato della prostituzione dei transessuali non è una cosa che mi invento io. Chiedete alla Digos. Senza la droga, in particolare la cocaina, non esisterebbe, crollerebbe, fine. C'è un'educazione all'igiene sessuale? Quante malattie sono propagate? Cioè, fino a pochi anni fa c'era un martellamento sui pericoli dell'AIDS. Cos'è? È sparito di colpo? Non se ne parla più. Visto che comunque quello è un ambiente ad altissima promiscuità. Quindi non si permette di fare domande. Non si permette di analizzare. Altra dimostrazione che stiamo parlando di un'ideologia. La cosa più grave è che inevitabilmente quando una persona soffre, quando una persona si sente drammaticamente insicura, quando una persona si sente impotente, non riconosciuta, con una fame affettiva tragica, umana, allora culturalmente arriva l'ideologia a fornire la soluzione facile a queste difficoltà. E quindi nelle scuole comincia a penetrare tutta una cultura, che non è cultura, cioè è cultura, ma è ideologia, che serve a gettare l'esca, a gettare l'amo al ragazzino che sta in difficoltà. Guarda, ti facciamo vedere che c'è un gruppo dove se tu accetti questa proposta sarai riconosciuto, accolto e protetto. Questa è una cosa di una cattiveria e di una violenza allucinante. Poi parlano di rispetto dei bambini. Un esempio di questo fenomeno è perché questo è un argomento molto forte che viene utilizzato. Molti, indotti dall'esterno, hanno imparato a usare il ricatto del suicidio. Se non mi fate fare la transizione di genere, io mi suicido. Le ricerche serie, una importantissima negli Stati Uniti, che è durata 20 anni, con un campione di milioni di casi osservati, ha dimostrato una cosa molto chiara. Chi si suicida per davvero sono quelli che l'hanno fatta, non quelli ai quali gli si dice no, non la fare. Anche perché bambini problematici imparano a sfruttare le vulnerabilità dei genitori. Il genitore vuole, si spera, il bene dei propri figli. Quindi di fronte a una minaccia di suicidio, è chiaro che gli piglia un coccolone, cioè si spaventa per davvero.
senza capire che è semplicemente un ricatto, un uso strumentale. Allora da questo io posso passare a dire, bene, se non mi compri il motorino mi suicido, bene, se non mi compri quell'altra cosa io mi suicido, se non mi porti in vacanza lì e non mi fai fare quella cosa mi suicido. Cioè questo è la spogliazione della capacità di allevare i figli da parte dei genitori. E c'è un contesto culturale che ha nutrito questo. Io mi sono sentito dire che ero un macellaio semplicemente perché volevo impedire la transizione di genere ormonale, perché altrimenti si sarebbero suicidati. Questo non accade. Il problema è che bisogna essere anche capaci a contrapporsi al figlio per il suo bene. Bisogna essere capaci di dire di no. Quando vengono fuori queste problematiche, generalmente è già troppo tardi, vuol dire che tu il no non gliel'hai detto quando era necessario dirglielo. Cioè il bambino va educato a una sana frustrazione progressiva, cioè significa imparare a guadagnarsi le cose. È una dilatazione temporale. Io voglio questo subito. No. No, non è possibile. Se tu vuoi questo, devi fare un percorso che ti responsabilizza, che ti fa fare fatica, che ti fa assumere le responsabilità, che ti fa assumere anche i rischi. L'altro elemento che io ritengo ferocemente pericoloso sono questi attrezzi in mano ai bambini. Questo dovrebbe essere proibito. Perché? Mi dite, com'è possibile che un bambino di 10 anni, sono cose di cui io ho contezza concreta, possa vedere un film pornografico sul suo portatile, sul suo telefono? Ci rendiamo conto delle conseguenze? Tra l'altro, a parte il fatto che è un reato, e io mi domando anche la polizia postale, le autorità, cioè, dove stanno? Perché non intervengono? Perché queste cose nelle scuole accadono sistematicamente. Poi c'è qualche stupido, mi sia capito, che dice, ma sì, vabbè, ma cosa vuoi che sia? Come se il mio fosse un discorso moralistico. Bene. Allora, io dico, fatemi capire voi. Il concetto di intimità è un concetto di brutalità carnale o è un concetto psicologico? Di quale intimità stiamo parlando? A mio avviso, almeno fino ai 16 anni, meglio andrei anche oltre, ma comunque diciamo 16 anni, fino a 16 anni, i ragazzi non dovrebbero avere quegli strumenti in mano. Mettetegli in mano un Nokia di quelli di 20 anni fa che fa soltanto le telefonate. Mettetegli in mano un cercapersone. Sono d'accordo sulla reperibilità, per carità, ma questi sono degli strumenti diabolici per loro. In più c'è un continuo incentivo a un narcisismo a compensazione proprio dell'insicurezza, perché noi abbiamo degli influencer su TikTok, sulle varie piattaforme, a 12 anni. Ma che civiltà è questa? In che pianeta siamo atterrati? Oltretutto, io faccio anche una considerazione antropologica. Molto spesso questi fenomeni vengono divulgati, gestiti culturalmente, come se noi fossimo in un cortiletto. Cioè, l'Italia si risolve in un cortiletto. E quindi la percezione del cortiletto ti convince che tutto il pianeta sia uguale al tuo cortiletto. Ma no. Io, fin da ragazzo,
ho viaggiato in tutto il mondo e in particolare nel terzo mondo. Ma i miei viaggi non erano andare nell'albergo 5 stelle. I miei viaggi erano rischiosi. Io mi buttavo in mezzo al popolo di quel paese, con lo zaino in spalla e con pochi soldi in tasca. Quindi cercavo coscientemente di conoscere come funzionavano altre etnie, altre culture, diversi modi di sentire la vita e di sentire le relazioni sociali. Credetemi, nella maggior parte del pianeta il discorso che stiamo facendo noi è impossibile. A parte il fatto che in molti di questi paesi, se cerchi di spiegarlo, si mettono a ridere perché cioè, non ci credono, non riescono a capirlo. In altri ti prendono per pazzo, o se non criminale. Perché andate a fare un discorso del genere in Afghanistan, in Cecenia, in Russia, anche in Indonesia, in Africa. Cioè, non ne uscite vivi. Non è perché sia una cosa imposta dall'alto, perché per esempio in Russia è vero, è proibito esibire determinate cose, poi lasciamo perdere toccare i bambini. Ma comunque, per tutto riguardo del mondo LGBTQ, qualunque esibizione pubblica per legge è proibita. Ma non è che ti mettono in galera se tu a casa tua fai gli affari tuoi. Ma tu a casa tua fai gli affari tuoi. Ma questi fenomeni sono rarissimi. Paolo, alla luce di tutto questo, io adesso rivolgo la domanda anche a Francesca. Come pensate che il mondo della psicologia, che io sto vedendo, a parte rari casi come il vostro, no, del comitato e altre singole personalità, però sto vedendo un mondo molto compatto verso l'accettazione dell'ideologia gender. Come pensate che gli psicologi che, tra virgolette, si salvano possano fare qualcosa all'interno della loro categoria per poter migliorare l'approccio che c'è dietro? Io rivolgo intanto la domanda a Francesca, poi facciamo rispondere anche Paolo. Cosa pensate si possa fare nel concreto, no? Intanto sicuramente questa è un'occasione, altre occasioni sono state quelle che noi organizziamo per lo spazio critico e un'azione molto concreta è stato il nostro comunicato. Tra l'altro al nostro comitato si è aggiunto Sinergetica, che è un altro gruppo di psicologi che è molto, molto affine alle nostre posizioni, con cui poi ci confrontiamo, collaboriamo anche, quindi c'è anche una compattezza no, su questo fronte e siamo presenti poi su tutto il territorio italiano, quindi l'unica via che noi possiamo avere è cercare sul territorio proprio concretamente all'interno degli ordini regionali anche di portare che altro delle domande, essere molto critici perché le scelte che vengono fatte, ma l'abbiamo già visto. Per quanto riguarda i medici e la medicina, no? Quello che è avvenuto è stato tutto un po' calato dall'alto, cioè gli ordini professionali hanno perso, a mio avviso, la loro funzione di promuovere e proteggere la professione da invasioni autoritarie esterne e anche dalla politica, no? Perché l'autonomia e l'indipendenza del professionista dovrebbe essere un punto centrale proprio per la qualità anche della professione e di ciò che noi andiamo a fare ogni giorno. Quindi essere presenti dove si può, come si può e con delle prese di posizione pubbliche. Questo è molto importante perché molti colleghi magari non sono neanche ancora così coinvolti. Noi siamo tantissimi, in Italia siamo circa 130.000, mi pare Paolo, se non vado 138.000. 8.000 e noi l'abbiamo visto con il referendum che abbiamo avuto per la modifica del codice deontologico, abbiamo risposto in 16.000. Molti non sapevano neanche che questo stesse avvenendo. Quindi è proprio molto importante fare rete,
essere presenti in più occasioni possibili, muoverci anche assieme, così come abbiamo fatto con Sinergetica, anche SIM, che è la Società Italiana di Medicina, ci appoggia nel comunicato e noi possiamo rappresentare entrambi questi gruppi al tavolo qualora riuscissimo ad arrivarci. Ci stiamo provando con ogni mezzo perché reputiamo fondamentale questa cosa. Al momento ancora non abbiamo avuto risposte. La non risposta sarà una risposta. Anche questo avrà un peso e un significato. Sì, Paolo, tua. Volevo fare una precisazione, no, no, è solo un fatto burocratico che non ci sia ancora una non risposta, perché in realtà sono già state accreditate a questo tavolo ministeriale tutta una serie di realtà di colleghi, che non sto a citare, ma comunque il documento è pubblico. E per quanto riguarda Sinergetica, la Società Italiana di Medicina, che è una federazione di associazione di sanitari, di ogni specialità, stiamo parlando di veramente tante migliaia di professionisti. Quindi non è la posizione di quattro gatti quello che stiamo dicendo noi. Dal punto di vista di quello che possiamo fare, sicuramente la cosa che possiamo fare è più importante di tutte, perché quello è veramente il vulnus del discorso professionale, è accettare di uscire dal proprio orticello e mettersi in gioco pubblicamente, rischiando quello che va rischiato, perché si può essere messi sotto processo dall'albo. Perché si può essere processati, per se io ho dei colleghi che su dei presupposti veramente sconcertanti sono stati messi sotto processo. Però a un certo punto noi non siamo più in una condizione sociale dove puoi fare il furbo, zitto, zitto, non ti fai vedere, cerchi di dire la verità alle persone. Qui siamo sotto un massacro mediatico e ideologico. Violentissimo. Chi cura il proprio orticello senza rischiare di esporsi diventa complice oggi. Noi siamo al punto per il quale c'è l'esempio emblematico mi vengono dei brutti termini. Comunque io lo considero un tradimento deontologico. L'albo degli psicologi della Lombardia ha invitato, cioè spinto, tutti gli iscritti a partecipare al Gay Pride. Ora, scusate, l'albo degli psicologi è per statuto un organo sindacale. Ma non sindacale come noi conosciamo la CGIL, la UIL, eccetera, che hanno gli schieramenti politici. No, no, un organo di tutela della professione e di conseguenza di tutela della clientela di questa professione. Ora, dire andiamo tutti quanti a partecipare al Gay Pride, così siete dei bravi psicologi, così siete dei bravi iscritti al nostro albo, è equivalente a dire: andate a votare PD o andate a votare Fratelli d'Italia? Io dico, ma come ti permetti? Ma allora, cari colleghi, ci vogliamo mettere la faccia? No, io sono qua. Se l'albo mi vuol chiedere qualcosa, troverà sicuramente delle risposte molto dure. E non è la prima volta che lo dico in pubblico. A proposito di metterci la faccia, no? Io una buona metà, direi, dei miei intervistati sceglie di farlo in forma anonima, soprattutto quando si tratta di genitori, di ragazzi con queste problematiche di disforia di genere, no? Ma non solo, anche altre tipologie di intervistati mi chiedono di rimanere anonimi. Altre persone mi scrivono in privato, ma non vogliono farsi intervistare.
né in anonimo né a faccia scoperta, diciamo, no? Tanti di questi sono professionisti, sono vostri colleghi, sono insegnanti, soprattutto tanti insegnanti mi scrivono. E questo mi dà molto da pensare perché è un clima che non indica di certo libertà di pensiero, di espressione e di condivisione delle idee. Come diceva Paolo prima, no? Se tu parli di queste tematiche, vieni investito da reazioni emotive molto forti, come se tu stessi dicendo bruciamo tutti quanti o cose del genere, no? Quando in realtà stai solo magari mettendo in discussione un assunto filosofico oppure l'adozione di una determinata pratica medica nei confronti di un disagio. E io mi ricordo quando ho pubblicato il dibattito tra una persona trans e una persona con posizioni anti-transizione, mettiamola così, non anti-persone trans, ma anti-transizione sessuale, che c'è una grande differenza. Lì si è aperto il mondo, anche tra persone che mi seguivano, il putiferio, mio Dio, odio, odio, odio. Ma io mi chiedo, no? Questa fretta nel gridare all'odio, alla discriminazione, da dove viene? Voi che studiate queste materie, no? Da dove viene questa reazione emotiva così forte? Io me lo chiedo spesso. È semplicissimo. Io credo che tantissimi si ricordino l'inizio di un film straordinario che è 2001, Odissea nello spazio. L'hai visto, Elisa? Ecco, allora ricordate che la scena iniziale compare un monolite, cioè un parallelepipedo di forma geometrica perfetta. Dal momento in cui compare quel parallelepipedo, le scimmie, che prima non lo facevano, cominciano a massacrarsi di botte. Questa è una metafora perfetta. Cos'è il monolite? È il linguaggio razionale. Perché la matematica è un'astrazione, il linguaggio è un'astrazione, non è la realtà. Per percepire la realtà, innanzitutto bisogna essere capaci di sentire da dentro il proprio corpo, come reagisce alla realtà. E in particolare bisogna sentire il proprio cuore. La natura umana in realtà è cooperativista. È cooperativista perché? Perché tutti ne traiamo vantaggio e giovamento nell'essere in un contesto sano, soddisfatto, creativo, produttivo, pulito. Quindi perché questa necessità di sopraffazione? E se guardate bene, questa necessità di sopraffazione si esprime attraverso il linguaggio. Si manipola la lingua proprio per sopraffare l'altro, invece di riconoscerlo che nella sua essenza è identico a me. Perché noi arriviamo tutti dallo stesso luogo. Siamo tutti figli di madre natura. Adesso io non voglio andare sullo spirituale, che non mi sembra l'argomento, ma comunque siamo oggettivamente tutti figli di madre natura. Peraltro, anche in termini, diciamo, un po' logici e filosofici, tutta la posizione di questo mondo, che noi stiamo cercando di criticare, non per vincere, stiamo cercando di criticare per risolvere incomprensione e sofferenza e conflitto. Questo è ciò che ci muove. Ma quello che loro propongono è che madre natura è pazza, è illogica, nonostante la parola biologia. Quindi il bios è perfettamente logico, ma loro sostengono che non è così. Ah, io l'altro giorno ho letto un commento di un transattivista che sosteneva che la biologia fosse un costrutto culturale. Vabbè, ma lo vedi? Cioè, ormai c'è un tale abuso del linguaggio che uno si sveglia la mattina e dice la prima cosa che, senza nessun criterio,
criterio logico, e questa è anche violenza, perché se diventa possibile affermare le cose per puro capriccio, fine di una cultura. Poi, se vogliono vincere con le nostre posizioni, attenzione, perché siccome noi non abbiamo bisogno di vincere a tutti i costi, noi abbiamo un'arma tremenda in mano, ovvero la possibilità di dire: ok, avete ragione voi, ne riparliamo fra 20 anni. Tra 20 anni facciamo la conta dei risultati. E io in questo so che non posso perdere. Perché sarà una vicina. Sempre per la tua domanda, perché Paolo è fantastico, però c'è un aspetto che a me preme e quindi volevo portare anche questa parte. E noi siamo abituati ormai dai social, ormai da decenni, a costruire una nostra immagine pubblica. Ci hanno proprio educato alla costruzione dell'immagine pubblica. Nei primi anni 2000 si parlava dell'avatar, no? Ci hanno anche consentito di costruirci degli avatar. Io mi ricordo ancora Second Life, che cosa fosse, e noi pensiamo di poter costruire la nostra immagine così come la vogliamo sin da piccoli, ma poi crescendo la realtà tra ciò che siamo veramente, realmente, anche come noi ci percepiamo, e ciò che abbiamo proposto si apre spaventosamente. Questo crea un disagio, e non solo. Oscilliamo tra una forbice e l'altra con molta fatica, e da qui secondo me tantissime forme di disagio e sofferenza, specie negli adolescenti, e dall'altra parte ci vengono fornite istruzioni e parole, frasi killer letteralmente, per cui tu critichi questa cosa allora sei transfobico, prendo questo concetto, copio e incollo e l'appiccico dove mi serve, pur mancando di totale logica, senso o piena coscienza del significato di quelle parole. Noi l'abbiamo visto fare proprio come progetto di ingegneria sociale, quindi perdendo quella parte calda, quel vivere, essere il nostro corpo, il nostro contatto col cuore, e aderendo al nostro avatar, di fatto succede proprio di prendere soluzioni, frasi, locuzioni, quello che ci viene proposto, e applicarlo nel modo più rapido, economico ed efficace. Ma questo vuol dire uccidere la relazione, perché non sono più due persone che si incontrano, ma a volte si ha l'impressione di incontrarci con qualcuno che prende pezzi, spunti, un arlecchino, un patchwork, dove veramente c'è non c'è un'identità con una coerenza, con una logicità, e che si esprime con altrettanta altrettanta illogicità, no? E senso totale di distanza dal reale, dalla percezione reale. Quindi, sì, infatti la società dell'immagine, la società dell'apparire, come se la nostra identità sociale fosse la vera identità, anche questo è già un concetto schizzoide, perché come fa a essere la mia identità? Io non sono uno psicologo, io faccio lo psicologo, e le due cose sono straordinariamente diverse. È chiaro che nell'insicurezza tipica della ricerca della propria identità c'è la tentazione di sposare delle identità fittizie. Queste identità fittizie, tra l'altro, vengono fornite a tavolino, cioè c'è una lista lunghissima tra cui scegliere, con tanto di bandiera colorata, il che è molto appetibile per le giovani menti, soprattutto, no? Io penso a quando frequentavo il liceo, e sono passati più di 15 anni, però io mi ricordo, era una scuola soprattutto composta da ragazze, dove tutte
tutte avevano questa smania, sai, di essere quelle buone, che si battono per i diritti dei più deboli, eccetera, eccetera, no? Infatti mi ricordo c'erano questi gruppetti anche di ragazzi gay e tutte le ragazzine intorno, oh, che carini, che simpatici, eccetera, eccetera, no? E io immagino questa scuola come può essere adesso, con questa predominanza propagandistica LGBTQ, eccetera, eccetera, no? Io me lo chiedo ogni tanto come è diventata la mia vecchia scuola, se si è piegata a tutto questo, io sono sicura di sì e mi chiedo sempre se io fossi stata una ragazzina adesso, ci sarei caduta dentro con tutte le scarpe? Per me sì, secondo me sì. E questo perché, e poi magari mi date una breve opinione su questo e se non c'è tempo faremo una seconda puntata su questo perché mi preme molto questo tema specifico. Questa ideologia fa leva sull'empatia delle persone ed è subdola per questo, perché si nutre di questa volontà specialmente femminile di essere empatici nei confronti del più debole e quindi ognuno tramite autodichiarazione può rientrare nella categoria del debole ed è facile in un tipo di società, diciamo, indebolita a livello sia morale che spirituale, giocare la parte del più debole. È molto comodo, non devi fare niente, no? Ti è tutto dovuto. E nessuno ti può dire nulla, tra l'altro, non sei criticabile perché qualsiasi critica ti venga mossa è indice d'odio nei confronti della tua categoria protetta. E io su questo tema dell'empatia, non lo so, mi preme molto perché penso sia la chiave per capire il perché, specialmente così tante donne empatizzino con un'ideologia che è a loro nociva. Certo, ma anche in questo caso, ed effettivamente vale la pena una puntata dedicata, c'è un abuso del termine di empatia. Perché l'empatia, di nuovo, non è sposare determinate, idee, è un fatto fisico-biologico. I neuroni specchio più che oltretutto sono soltanto la punta dell'iceberg dell'empatia. Noi siamo immersi in una realtà fisica che ci avvolge tutti. Siamo deformati da una percezione visiva maleducata che ci fa credere che l'apparente spazio vuoto che i nostri occhi vedono tra una persona e l'altra sia effettivamente vuoto. Peccato che se parliamo con un fisico ti dirà: no, caro, quello che ti sembra vuoto è tutto pieno. E quindi, se è tutto pieno, quello che ti sembra vuoto in realtà ci mette in contatto. E per fare una metafora più comprensibile, è come se noi fossimo tutti dei pesci nello stesso acquario. L'acqua ci collega. Quindi la vera empatia significa avere la capacità di sentire l'intimo, l'interno dell'altro, non la sua apparenza, che potrebbe anche essere un teatrino manipolatorio, come giustamente hai detto. Quante persone ci sono che con la sofferenza e la malattia ricattano gli altri? E chi esercita empatia nei confronti di quelle persone sta facendo danno a quelle persone e a se stesso. Perché il maggior favore in quel caso sarebbe responsabilizzarlo, cioè riuscire a fargli capire dov'è la forza sua che non si vuole assumere. Condivido tutto quello che ha detto Paolo e dico che questa parola è proprio abusata e utilizzata in modo fuorviante, proprio come un'arma, no? Per cui devi essere empatico e inclusivo, perché questa è l'ulteriore parola che viene continuamente usata e associata a empatia, per cui tu mi devi comprendere e devi accettare quello che io ti sto dando di me, così com'è. E non è così, la negoziazione è forse la parte più bella della relazione, no? È il confronto, Ma è rendersi. infatti mi fa a te venire in mente un aspetto, secondo me, antropologicamente molto interessante.
un po' tutte le società tradizionali, quindi diciamo finché non c'è stato l'avvento del capitalismo occidentale, avevano il momento in cui un adolescente, un ragazzino, doveva passare dalla sua condizione infantile a quella adulta. Erano i riti di passaggio. Tutti questi riti di passaggio erano impostati sul vincere la paura. E oggi noi subiamo, cioè gli andiamo a dare i regali, a facilitargli la vita, eccetera. Ma tu diventi un individuo autonomo, capace di assoluta assunzione di responsabilità, se ti dimostri il coraggio di vivere, il coraggio di fare delle scelte. Grazie per averci seguito fin qui. Per problemi di tempistiche, questo video si deve interrompere qui e vi porgo i saluti dei miei ospiti, ma riprenderemo questa conversazione in una seconda parte dell'intervista. Se sei uno psicologo, psicoterapeuta, psichiatra o in generale un professionista della salute mentale e vuoi metterti in contatto con altri professionisti critici nei confronti di questi approcci, puoi scrivermi una mail a ilmondonuovo2.0@gmail.com. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al canale. Ricordo inoltre che per sostenere il canale è possibile fare una donazione PayPal. Lascio il link in descrizione. Il mio nome è Elisa. Benvenuti nel Mondo Nuovo 2.0.